Tempo di valigie per i sondriesi che, complici le imminenti ferie, si preparano per le sospirate vacanze estive. Parte così il conto alla rovescia per i giorni più attesi dell'anno per regalarsi un po' di meritato relax lontano dalla routine quotidiana presso splendide località balneari, tranquilli resort sul lago e raffinate stazioni termali. Sai già dove andare in vacanza quest'estate? In Grecia. Quindi una classica vacanza di mare. Esatto. Fine mese di giugno in Toscana. Quindi mare oppure agriturismi, città d'arte? No, mare, quest'anno mare. Dopo un anno di tanto stress da lavoro e tutto, penso che sia giusto una settimanella di mare con il pupo e il cane. Quindi anche gli amici a quattro zampe non si lasciano a casa? Beh, sono 3 anni ormai che facciamo le vacanze per anche in rispetto del cane che abbiamo, che è comunque con noi e fa parte della famiglia. Soverato, Catanzaro. Quindi uno splendido mare. È bellissimo, bellissimo, proprio bello, la perla. Ottima cucina. È tutta un'altra cosa, tutta un'altra cosa. Mese di agosto resto qua. Guarda poi invece alla fine andiamo a Riccione a fare i fanghi, che abbiamo bisogno per la schiena, le gambe e le braccia. Una vacanza all'insegna del benessere e della buona tavola. Beh, indubbiamente. In Emilia si mangia benissimo. Liguria, giù la casa in Liguria, sì. Quindi una meta tradizionale per le sue vacanze? Sì, sì, tutti gli anni, ormai. Ci vuole dopo questo lungo inverno valtellinese? Ci vuole un po' di vacanza, un po' di caldo. Penso di andare sul lago di Garda qualche giorno. Quindi una vacanza rilassante? Sì, 4 giorni, 5 giorni. È già stato in quella zona? Sì. È un affezionato del lago di Garda? Beh, si può dire di sì. Ci sono attrattive diverse rispetto al nostro lago di Como? Ma penso che il lago di Garda sia più rilassante. Se tra le mete top a fare la parte del leone sono le località del bel paese, c'è anche chi punta su destinazioni ben più esotiche. Vado in Birmania, Myanmar. In Myanmar, quindi una meta esotica? Esatto. Come mai questa scelta? Perché faccio parte di un'associazione Amicizia Italia-Birmania, abbiamo organizzato un viaggio e andiamo a trovare anche San Suu Kyi, sono già stato in Birmania, vado un'altra volta. Quindi sa già cosa aspettarsi, com'è quella terra? È bellissima, sono buddisti, popolo tranquillo, poi è bello uscire dalle mete non classiche turistiche, andare nelle etnie, nei villaggi. Sono appena tornato dal Mar Rosso, per la verità. Quindi una vacanza rilassante? Sì, benissimo, più che altro per il tempo. Ci sono bellissimi posti anche in Italia, c'è sempre l'incognita del tempo, mentre invece il Mar Rosso, sono parecchi anni che lo frequento, non ho mai trovato una giornata di nuvoloso. Come ha trovato l'Egitto in questo periodo non facile? Beh, per me normalissimo, normalissimo, per me non ci sono preoccupazioni.